Ben ritrovati a Monfumo, siamo qui con il neo presidente della Proloco Dino Dallan e siamo ai festeggiamenti della Madonna di Pompei. Dino, una Proloco rinnovata che si è subito buttata a capofitto nella promozione del territorio. Sì, questa è stata la mia prima volontà di portare nel nostro territorio, di promuovere il nostro territorio, di far conoscere a tutti quanto bello è il nostro territorio e fare tutte diverse manifestazioni in modo che tutti abbiano la possibilità di venire qui tra noi, ammirare quanto di buono e di bello c'è e speriamo che rimangano contenti. Abbiamo già fatto questa nostra iniziativa adesso qui con la festa della Madonna di Pompei e mi sembra che tutto sommato, a seconda del flusso che abbiamo avuto, è già stato un successo. Speriamo che continui così. Ce la battiamo tutta, abbiamo una Proloco attiva, io mi impegno al massimo perché è la mia volontà di fare e speriamo che questo avvenga per il futuro e andiamo avanti per il bene del paese, perché secondo me la Proloco per me è l'immagine del paese, quindi lavoriamo per il nostro paese e che questo sia per tutti. Grazie. Siamo con il sindaco dottor Luciano Ferrari. Sindaco, ci racconti un attimino come si svolge questa manifestazione nel territorio di Monfumo? Guardi, questa è stata la prima edizione rinnovata, nel senso organizzata dalla nuova Proloco. È una festa che era un pochino, come dire, limitata ormai. Grazie all'entusiasmo e alla capacità della Proloco, del suo presidente e di tutti i volontari, perché ci sono più di 30 persone che lavorano tutti i giorni, siamo riusciti a fare questa bella manifestazione, aiutati anche dal tempo, siamo riusciti a fare una bella passeggiata nel nostro territorio che insomma ha ben poco da invidiare ad altri e quindi un successo straordinario di partecipazione, di volontà. E la riuscita della manifestazione ne è la testimonianza. Quindi anche la sua neo amministrazione punta sulla promozione del territorio? Assolutamente sì, perché è un bene inestimabile che abbiamo da salvaguardare e da valorizzare, sia con la festa tradizionale della mela che facciamo a settembre, sia con questa, sia con la rinnovata manifestazione che si fa in occasione del Santo Patrono. Noi abbiamo un territorio veramente invidiabile, è il nostro plus e la nostra intenzione è assolutamente di valorizzarlo e di farlo conoscere anche con tutte le realtà produttive che abbiamo sul territorio che sono diverse.